Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo Tractor Vlog del canale. Mamma mia ragazzi, solo io so da quanto volevo dire questa parola, Tractor Vlog. Mancano da più di 4 mesi e quindi ragazzi eccoci, un Tractor Vlog di concimazione, appunto. Lì sul carro c'è il concime, è pronto a partire, devo caricare ancora 2 sacconi e poi andiamo direttamente in campagna a vedere le fasi di carico e di concimazione. Ci sono tante cose da vedere, come la guida assistita che ho montato nel video che vi lascio qua in alto a destra, e poi anche il modulo telemetria di X-Farm su un macchinario senza presa CAN bus. Quindi ragazzi anche lì faremo dei ragionamenti alla fine del video. Direi di non perdere altro tempo e di iniziare subito col carico e poi la distribuzione del concime. Ottimo, siamo pronti a partire. Lo so che la visuale in prima persona vi mancava parecchio, quindi oggi accontento tutti i nostalgici.
arrivati a destinazione. Adesso vi racconto tutto. Allora vi faccio vedere, questo qua è il dispositivo che ho montato nel video che appunto vi ho lasciato in alto a destra, è tutto qua. Allora, qui sono queste centraline qua nere, sono i dispositivi di X-Farm che comunicano con questo dispositivo, riconoscono le accoppiate, appunto trattore e spandiconcime, e scrivono automaticamente la lavorazione sul quaderno di campagna. Invece tutti questi cablaggi sono per l'autoguida, che appunto adesso stiamo provando. Allora, sinceramente vorrei provarla prima di darvi dei feedback, farò un video riguardo sul test in campo della guida, però voglio prima provarla in tutti i contesti, quindi 16 metri con lo spandiconcime, 3 metri con l'erpice a denti fissi, lavorazioni di precisione come il diservo, e poi ci sarà il video. Niente, detto questo, guardiamo un po' la lavorazione, adesso vi farò vedere anche all'interno del trattore con una ripresa lì, e niente, andiamo avanti. Bene, allora là c'è mio padre che sta distribuendo in questo caso perfosfato semplice. Appunto, cosa sto distribuendo? Che concime sto utilizzando? Fosforo e potassio in forma di cloruro di potassio al 62 e perfosfato semplice, quindi il fosforo al 20 di titolo. Il prodotto, insomma, vedete là in fondo, si vedrà anche dal video là in cabina, altro che la nebbia in pianura padana. Vabbè, oltretutto i sacchetti sono qualcosa di osceno, perché bisogna fermarsi, prendere il sacchetto interno, metterlo sotto le forche, alzarlo appunto e agganciarlo qua sotto, perché sennò nel momento in cui si va a tagliare il saccone, il sacco interno casca dentro nello spandiconcime insieme a tutto il concime e bisogna faticare per estrarlo. Insomma, non gli costa niente mettere una fascettina qua, molti produttori di sacchetti lo fanno, in questo caso non commento. Detto questo, appunto, vi ho detto che c'è il modulo telemetria di X-Farm installato su attrezzo e trattore. Alla fine del video andremo in ufficio a vedere come si è comportato. Ovviamente non è uno spandiconcime intelligente, anzi ha tipo 50 anni ed è 1970 se non sbaglio. Comunque vi lascio tutte le informazioni riguardo agli attrezzi e i trattori in descrizione per evitarvi di far domande.
E niente, non è intelligente, di conseguenza non annoterà su X-Farm le quantità. Però è già un buon ausilio sapere ora, data, tempo impiegato per la distribuzione. E dopo io col computer o col telefono, con l'app, potrò vedere tutta la telemetria con la velocità e tutto il tempo impiegato, e andrò ad aggiungere ad ogni attività creata per ogni campo le lavorazioni. Comunque, per chi non avesse capito, è una concimazione pre-semina di fosforo e potassio. Pre-semina di cosa? Non ve lo dico. Ve lo dico su situazione in campo che arriverà sicuramente, e questo lo prometto, entro la fine di marzo. Il trattore sta arrivando, pronti per un altro carico. Mi metto la GoPro in testa e ovviamente mascherina antigas, guanti, perché quando si vuota è qualcosa di atroce. Però sta estraendo il sacco interno, lo posiziona sotto le forche e poi alziamo incastrandolo sotto i manici. Facciamo un po' di pulizia, fuso li prendo, li arrotolo e li inserisco in un unico saccone aspettando la raccolta. Lo ripeto perché non so se si è sentito quando avevo la maschera. Vabbè, sarà divertente risentirmi in montaggio e capire che non devo parlare con la maschera. Vi chiederete perché sono così sporchi esternamente, erano vicino a un magazzino di orzo. Ok, perfetto. Mi raccomando ragazzi, non lasciate i sacconi in campagna, che vedo di quelle robe in giro che... Vabbè. 1, 2, 3, 4 appunto. Ancora 4 sacconi, giro di un'ora, finito tutto.
Ovviamente scusate le mie pessime condizioni di vestiario, capelli e tutto, ma ragazzi, quando si lavora è normale che ci si sporchi, anzi qualcuno potrebbe dire che sono fin troppo pulito per il lavoro che faccio. Niente, comunque insomma, per i video un minimo di decoro ci sta. Praticamente fa un andata e ritorno là in mezzo a quel polverone che vedete là in fondo, qua è qua, perfetto, intercettato col dito, e una data e ritorno e poi è da caricare. Niente, qua si va avanti con i carichi e con i lavori e ci si vede con qualche altra novità, oppure appunto direttamente in ufficio a osservare come si è comportato il modulo telemetria base tra virgolette, perché non ha la porta CAN bus e quindi certi dati della centralina del trattore non può prenderli. Mi dia la videocamera. Allora, come ti trovi? Quindi insomma sembra andar bene, giusto? Sui 16 metri sembra essere abbastanza preciso, giusto? Sì. E ovviamente adesso lo proveremo ancora meglio prima di fare un video dedicato. È da provare su metrature più ridotte e su lavori più precisi come la botte del diserbo. Comunque ragazzi, nel video test dirò tutto. In ogni caso va dritto, segue la linea, il punto AB lo fa. Unica mancanza di questo kit è che non si può collegare agli attrezzi intelligenti, come vi avevo detto. Però insomma, per una situazione del genere con uno spandiconcime vecchio, come capita in tante aziende agricole, e un trattore altrettanto vecchio, no, non è più vecchio lo spandiconcime, poverino, no. ok, insomma, comunque vi sto dicendo che è una cosa valida per ora, funziona. Forse mi sono dimenticato di dirlo nello scorso video in cui l'ho recensito, in cui l'ho montato, lo sterzo diventa veramente duro, giusto? Beh, è una pecca un po' più consistente, appunto, sì, come è allenamento, altro che la palestra, ah, sì, giusto? Sembra di guidare la bicicletta quando guidi. Sì, sì, vai su quello lì, è una roba, ma c'è lo sterzo. Ti fai le braccia. Sì, certo. Comunque dal video sicuramente avrete visto qualcosa dell'utilizzo su campo, però nel video dedicato che farò, quando vi darò le considerazioni finali, vi farò vedere tutto su come si utilizza e così via. Bene, dai, carichiamo un altro saccone. Ragazzi, seguitemi su Instagram e potete vedere questi retroscena in anteprima. Fottina di routine. Ok, finito ragazzi, finito, si torna a casa, tramonto, fine della giornata, sono le 6:30 passate, foretti Ostram che distribuiscono la luce da Dio, vi lascio il video in alto a destra, è qua la destra in questo caso, per vedere il video di installazione, e l'unica cosa che mi continua a dar fastidio è indubbiamente la temperatura colore della luce, troppo bianca, vieni. Stop. Ok. Mamma mia. Andate a guardare quanta polvere c'era dentro a quei sacconi. Qua cloruro e perfosfato. Il cloruro era rosso, il perfosfato era scuro. Mamma mia, che schifo. Finito. Vai, vai! Bene ragazzi, detto questo, ho già agganciato il saccone pieno di sacconi, stiamo tornando a casa, giornata finita! E vi chiederete come fai a fare così tanta luce? Ho attrezzato la videocamera con schermi, luce e così via, interessante. Bene ragazzi, che dire? Niente. Torno a casa e tanto per chiudere il video vi do qualche dato riguardo le concimazioni e andiamo a vedere come si è comportato il modulo telemetria di X-Farm. Sono curioso, considerando che è la prima volta che utilizzo il dispositivo collegato allo spandiconcime. Eccoci ragazzi in ufficio per tirare le nostre conclusioni, a salutarci e guardare i dati raccolti dal modulo telemetria. Lo so che siete curiosi di vedere ma l'ufficio, ma il computer, la scrivania, la postazione eccetera, però ragazzi, per i più curiosi ci vedremo fra un po', non è il video giusto per parlarvene. Allora, vado subito su X-Farm
cioè qua alle mie spalle sui due monitor, e poi vi metterò a schermo anche la visione da smartphone. Comunque funziona in modo da telemetria bene sia da PC che da smartphone, ci mancherebbe. Allora, come esempio, scusate se non guardo in camera ma guardo lo smartphone, allora come esempio prendo questo campo e vedo che i dati sono stati registrati correttamente. La data c'è, la compilazione sul quaderno di campagna, ovvero nella sezione attività di X-Farm, è presente, ha segnato correttamente trattore Landini Blizzard 65 e ha riconosciuto l'accoppiato, ovvero attrezzo. Vado su attrezzo e scorro il menu, spandi con cime, Amazon. Perfetto, non si poteva chiedere di meglio. Poi, altro dato interessante è quello sulla telemetria, appunto, che non so se si veda, ma comunque è lì a schermo. Telemetria che in questo caso, purtroppo, il Blizzard non ha la porta CAN bus e quindi segna solo la mappatura della velocità, però comunque si vedono le passate sul campo. C'è una leggenda che ci indica i chilometri orari in base al colore, in questo caso, e si possono vedere tutte le passate, appunto, lungo la percorrenza della passata con lo spandiconcime la velocità era sostenuta. Appunto, andiamo a vedere subito cosa ci dice. In questo caso rosso 15-16, effettivamente la velocità è corretta e è calcolata correttamente. Poi magari in testata, dove si rallentava, c'è del giallo 9-10 o del verde chiaro 6-7, quindi la velocità veramente la prende in modo corretto. Però, insomma, la velocità non è quello che a me personalmente interessa. Personalmente interessa veramente tanto, ragazzi, quello che è la compilazione del quaderno di campagna. Infatti, qua è stato segnato anche il tempo impiegato per l'attività e mi basta marcare l'attività come fatto premendo sul tasto fatto. In questo momento, dopo aver controllato la correttezza dei dati, l'ho già immessa nel quaderno di campagna, niente di più semplice. Certo, cosa bisognerebbe fare? Indicarla, lo farò ovviamente adesso, indicarla come attività di nutrizione e inserire i chilogrammi distribuiti dei vari concimi. Per quanto riguarda appunto dosi, quantità, eccetera, ne parleremo in situazione in campo in uscita entro la fine di marzo, ragazzi. Questa volta è una promessa, non preoccupatevi, non veramente non vi deluderò. Niente, detto questo, molto interessante, avremo modo di vederla ancora sul canale perché ho anche altri attrezzi da provare, le accoppiate e così via. Ci saranno altri dati interessanti, per esempio col John Deere 8R che prende anche lo sforzo motore e il consumo di litri ora, appunto quelle le A Plus che dà la porta CAN bus. Se volete ulteriori informazioni su questo modulo telemetria, vi lascio tutti i contatti in descrizione, mi raccomando, e anche i link con le informazioni. E poi vi lascio anche il mio video che ho fatto quest'estate, ve lo lascio in alto a destra, in cui l'ho utilizzata su 8R e ve l'ho spiegata al meglio possibile anche sul punto di vista acquisto, benefici, eccetera. Molto molto interessante, ne parleremo ancora, avremo modo di guardarla sempre meglio. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio molto per aver visto questo video, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, spero che questo tractor vlog vi sia piaciuto, vi invito a seguirmi su Instagram e ad iscrivervi al canale, ovviamente fate un commento, vi risponderò. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo tractor vlog.